Ma ben approdati nuovamente sul mio canale per un altro video profumato. Finalmente, dopo averli testati a dovere, voglio parlarvi un pochino di quattro bellissimi dupes che ho comprato a Mauris. Allora, l'azienda in questione è la Real Time, che sicuramente molti di voi già conosceranno. E purtroppo mi sono resa conto, testandoli, che sebbene le fragranze siano piuttosto buone e anche molto vicine all'originale come profumo di ispirazione, non hanno una buona durata. Diciamo che la durata va dalle 2 alle 3, massimo 4 ore, ma proprio a dittanto. E niente, vado a parlarvi uno per uno dei profumi che ho acquistato io. E cominciamo con questo. Allora, questo è il pack secondario, quindi la scatola esterna. Il nome del profumo è Black Emotion. Questo è il dupe di Black Opium. La confezione esterna è bellissima. Qua c'è il brand Real Time. Sono 36 mesi dall'apertura come scadenza e tutte le bottiglie sono da 100 ml. Il costo da Mauris è di 4,99 € a profumo. Il packaging è bellissimo. A vederlo così sullo scaffale io pensavo fosse di plastica e già la cosa non è che mi piaceva tanto, che l'ho detto, è plastica. E invece no, gente. Questo è vetro, ma colorato con questo nero opaco, con tutte queste greche che lo decorano, molto indianeggiante. Infatti il profumo a cui si ispira è appunto un orientale, Black Opium. Anche il tappo dorato è tutto fregiato, la scritta è in dorato e la boccetta è bellissima. Fa davvero una grandissima figura esposta su una Vanity. Allora, andiamo a confrontare un attimo con l'originale, quello che io ho testato. Black Opium è un profumo che fa parte della famiglia olfattiva degli orientali vanigliati. E infatti abbiamo come note di testa pepe rosa, fiore d'arancio e pera. Io qua sento soprattutto la parte dolce in apertura e si sente veramente tanto il pepe rosa e la pera. Le note di cuore sono caffè, gelsomino, mandorla amara e liquirizia. E man mano che il profumo si evolve, questo lo fa davvero rapidamente, gente, perché questo è purtroppo quello che dura di meno, arriva a malapena a 2 ore e già dopo averlo spruzzato l'apertura svampa dopo 10 minuti. Però diciamo che continua a sentirsi comunque una parte dolce con il gelsomino e la mandorla. Le note di base sono vaniglia, patchouli, cedro e legno di cashmere. E qua diciamo che alla fine la vaniglia la fa un po' da padrone, un po' insieme al patchouli. Quindi fondamentalmente è un profumo dove le note dolci sono quelle predominanti. Quindi se vi piace un profumo dolce, allora prendete questo. Dolce, leggermente gourmand, perché comunque predominano vaniglia, mandorla e pera. A me piace molto perché comunque questi tipi di profumi così dolci li adoro. Certo, ci fate una passeggiata, forse, se non vi allungate troppo o comunque dovete rispruzzarlo. Grandissimo peccato perché è veramente un ottimo profumo. E soprattutto non dà alla testa questo tipo di dolce. Vabbè, che io sono amante degli orientali, quindi che tipo di giudizio voglio dare? Però andiamo avanti. Questo è Purple Rose,
ed è sempre 100 ml, stessa scadenza di 36 mesi, e quando l'ho trovato sono stata la donna più felice del mondo, perché ho scoperto che questo è il dupe di un profumo che io ho portato in passato ed ho amato follemente. Devo dire che Real Time è uno tra i brand che fa le confezioni sia esterne che i flaconi più belli in assoluto, perché sono meravigliosi anche solo da tenere là. 4,90 euro, voglio dire, alla fine. Madre de Dios, quanto è buono sto profumo. Jesus. Questo si ispira alla fragranza Tresor Midnight Rose di Lancôme. Io ho amato follemente questo profumo. Adesso è difficilissimo da reperire. Da Sephora non si trova più nel negozio fisico e neanche online. Su Douglas online mi sembra di averne visto qualcuno, forse su Notino ancora si trova. Da Douglas in store non si trova. E sia da Douglas che da Sephora in store mi hanno detto che non è più prodotto, quindi Notino che c'ha? E scorte nascoste? Fatemi capire. Comunque io mi ero arresa a non trovarlo più quando finalmente mi è cicciato fuori Erdupes. Adoro! Anche perché veramente, anche se è un floreale, però un floreale legnoso muschiato, quindi c'ha una componente che attinge dalla base solida degli orientali, che sono i miei favoriti. E poi voglio dire, nota di testa, rosa e lampone. Qui è proprio, c'è un'invasione di lampone appena lo spruzzi, c'è un'apertura proprio che è un campo dei lamponi. Mi piace un sacco, poi il profumo del lampone da morire. Note di cuore, gelsomino, peonias, perché stavo per dire ribes, peonias, ribes nero e pepe rosa. A me il pepe rosa è davvero un'essenza che piace da impazzire in tutti i profumi. Ribes nero e si sente e si abbraccia al lampone d'apertura in maniera spettacolare, così come anche il gelsomino. Poi note di base sono muschio, cedro della Virginia e vaniglia, e all'ultimo quelli che rimangono sono vaniglia e muschio. Ottimo, ottimo, ottimo. Un profumo che è dolce ma leggero, goloso anche, goloso ma non stucchevole. Questo ve lo consiglio tantissimo, perché per il target dei Real Time ha anche una buona durata, arrivando insomma sulle 3 ore circa. Passiamo ora a quelli che durano meglio, e sono due. E iniziamo da questo, Lila Fiction. Lila Fiction, che già dalla confezione può andare a farci pensare ad un solo dupe, e cioè Alien. Io devo dire che adoro i lavori di Mugler, sono spettacolari. Non lo so se siamo messi d'accordo telepaticamente, ma crea queste armonie che sono spiccatamente le mie. Mi piacciono tutti e li avrò tutti piano piano. Alien l'ho indossato e quindi l'ho voluto prendere anche per quello, perché conosco bene di cosa stiamo parlando e mi piace un casino, gente. Questo è quello che dura di più, davvero arriva anche a 4 ore ed è buonissimo. Questa è la boccetta, ne vero, di Alien, che ne vogliamo parlare, ma vabbè. Comunque ci piace sta cosa. Allora, Alien, lanciato sul mercato nel 2005, note di testa, gelsomino. È proprio d'una semplicità sconvolgente. Note di cuore, note legnose. La nota di base è ambra. Ora, in questo l'apertura di gelsomino si sente, ma portandolo il
gelsomino si sente tutto tantissimo ed è veramente ottimo, ma portandolo nel tempo si fa un po' più predominante l'ambra e le note legnose. Comunque il gelsomino va accompagna dall'inizio alla fine, perché comunque è forte come odore, come fragranza quella del gelsomino, è forte, è bella, prepotente, non si lascia mettere in disparte, diciamo. E Madonna, vi assicuro che è veramente buonissimo. E quando all'ultimo si abbraccia con l'ambra, spettacolo. Quindi questo super consigliato anche come durata, sempre restando nel range dei real time. Ci sono profumi equivalenti che durano molto, molto di più. E passiamo all'ultimo. Il packaging esterno è tutto un programma e uno spettacolo. Ed è Sexy Dentel. Sono sempre i soliti 100 ml, 36 mesi di PAO. La boccetta è bellissima. Bellissima. Cioè, ne vogliamo parlare? È praticamente questo sacchettino di pizzo. Poi qua c'è la targhettina che riporta il nome del profumo. Questo che lo fa sembrare tipo una bomba. Una bomba sexy. E poi si intravede tutto il viola del colore della fragranza o del flacone. Non so se è proprio il flacone in vetro che è di questo colore. No, è il profumo che è di questo colore violetto. Stupendo, anche questo da mettere. Ecco, non volendo ho fatto un range di profumi viola e mi sono truccata pure un po' su quelle tonalità. È inutile io, l'eleganza ce l'ho proprio nell'intimo. Questo è il dupe di Rock and Rose Couture di Valentino. E scusate, vorrei insomma evidenziare l'analogia anche col pack esterno, che è comunque stupendo, quindi la cosa non mi dispiace affatto. Allora, Rock and Rose Couture del 2007. Le note di testa sono ribes nero, mughetto e bergamotto. Le note di cuore sono fiore d'arancio, gardenia e rosa. Le note di base sono sandalo, muschio, vaniglia, rizoma di iris ed eliotropo. Allora, questo profumo è una dolcezza zuccherina infinita ed io, come dire, lo amo per questo. Wow! E infatti sentiamo soprattutto ribes nero e mughetto in apertura. Poi, andando avanti con l'evoluzione del profumo, quando l'ho testato ovviamente non ora, si sente soprattutto la rosa e non mi dispiace. E poi all'ultimo vaniglia e muschio, che sono comunque di solito quelli più prepotenti, e un pochino di iris. Quindi è ovviamente un profumo prettamente floreale. Floreale però leggermente fruttato, quindi dolce, dolce zuccherino. A me piace da impazzire. Estremamente femminile, estremamente sexy. Quindi questo lo consiglio, è vero, a tutte le maliarde, anche perché tra tutti è quello che dura di più. Quindi 4 ore, pure più di 4 ore mi è durato sulla pelle. Vale veramente la pena questo qui, anche per come dura, insomma, voglio dire, se dovete farvi una serata miau, va, fate alla fine. Se rimane a dormire, voi rispruzzate mentre dorme. Giusto, no? Dunque, questi sono i 4 profumi real time che ho provato per 4,99€ con questi pack meravigliosi. Per la bontà comunque del profumo, che è veramente buono, non dà alla testa, mo dici, te credo, dura un cavolo. No, beh, che c'entra, ci sono profumi anche che appena li spruzzi, oh, svenimento. Questi assolutamente no, è proprio una buona fragranza, una buona armonia.
E devo dire, per quelli che ho provato, come ad esempio Black Opium, che lo conosco come profumo, ci si avvicina molto bene. Questo anche, soprattutto, Purple Rose, io mi ricordo proprio questa bontà del ribes e del lampone di quel profumo, che era la cosa che me lo faceva amare di più, e qui la sento tutta. E anche per quanto riguarda Alien Bomba, quindi questo come profumo non lo conosco, non l'ho mai portato, però pur essendo un floreale, che non è di solito tra i miei prediletti, mi piace veramente tanto. Quindi sì, ripeto, ve li consiglio. Certo, la durata è l'unica pecca che io posso trovare a questi profumi. Ahimè. Real time. Impegnati un po' di più. Facciamoli durare un po' di più. Perché qua, voglio dire, con tutto il resto ci stai pure, eh. Ma facciamoli durare un po' di più. Detto questo, io vi saluto, mi fermo qui, spero di avervi dato degli ottimi consigli, degli spunti per nuovo shopping low cost, soddisfacente. E detto questo, ringrazio tutti voi che mi seguite, tutti voi che avete iniziato a seguirmi, commentate, lasciate un like, così creiamo, è vero, un po' di interazione. E ci vediamo al prossimo video. Vi si ama tutti. Miau miau.